Ciao, ciao! Oggi registro una ricetta che avevo già proposto veramente all'inizio del mio canale. Credo che sia stata tra l'altro la mia prima ricetta, e cioè il riso bianco al vapore. Però appunto oggi lo voglio riproporre in una versione più corretta e quindi aggiornata. In una pentola ho messo del riso, in questo caso il riso carnaroli, perché ero intenta a preparare il sushi. Prima cosa dobbiamo lavare il riso fino a che l'acqua praticamente non diventa trasparente, quindi dobbiamo togliere tutto l'amido. Questa operazione dobbiamo fare almeno 3-4 volte. Dopodiché, per ogni bicchiere di riso almeno 1,5 di acqua, l'acqua deve superare il riso almeno di un dito. Ora possiamo mettere il riso sul fuoco a fiamma alta. Nel momento in cui l'acqua inizierà a bollire, possiamo abbassare la fiamma e lasciare cuocere per almeno 15-20 minuti, quando tutta l'acqua praticamente sarà assorbita. Non dovete mai girare con un cucchiaio al limite, alla fine, come ho fatto io, vedere se tutta l'acqua è stata assorbita. Dopodiché possiamo servire il nostro riso. Bene, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, io vi aspetto al prossimo video. Zaijian!